Cari amici, avete visto questo cartello che invita i cittadini del comune di Falconara e le associazioni a partecipare a questo evento. Noi siamo venuti, abbiamo partecipato, abbiamo documentato, abbiamo filmato, ma purtroppo, come al solito, quando abbiamo chiesto di prendere la parola, e in particolare il nostro amico dottor Fabio Amici ha chiesto di parlare, gli è stato impedito perché ci sono altre occasioni, perché ci saranno altri momenti in cui parlare e non è mai il momento giusto. Allora, dottor Fabio Amici, visto che ora tutto è finito, se ci vuol dire quello che avrebbe voluto esternare alle autorità, ai consiglieri comunali, a tutti gli ingegneri tecnici della protezione civile che erano presenti in sala, cosa avrebbe voluto dire? Io avrei voluto dire che purtroppo esistono delle normative in materia di protezione civile dal 1995, la legge 225 del 95, hanno fatto seguito altre leggi, tra cui il decreto legislativo numero 1 del 2002, poi la legge 32 del 2001 della Regione Marche. Quindi siamo molto in ritardo su questi temi. È inutile essere autoreferenziali, che tutti si battono le mani. Siamo in ritardo. Come siamo in ritardo sulla legge Seveso 3, che prevedeva l'obbligo entro 2 anni da quando lo stabilimento, nel caso nostro l'API, ha comunicato i dati del proprio stabilimento, entro 2 anni doveva essere conclusa la procedura tra previa consultazione della popolazione per l'emanazione del nuovo piano d'emergenza esterno della raffineria API, cosa che non è stato fatto. Quindi, ecco, io avrei detto questo, di porre tra le priorità l'applicazione di queste norme da parte di tutti gli enti coinvolti, in primis la Regione, poi il Comune e le altre strutture coinvolte, anche la Prefettura, perché no? Perché qui il discorso riguarda la vita dei cittadini, il bene primario di ciascun cittadino, primo in assoluto, credo che sia la vita, l'incolumità, la sua salute. E queste norme riguardano proprio la tutela della vita del cittadino. Ed è fondamentale poi seguire tutto quello che dovrà venire, perché come è stato detto qui, l'attore principale di tutte queste norme è il cittadino che deve partecipare con consapevolezza, deve essere informato su tutti i rischi che corre, ma sul comportamento che deve adottare nel caso che ci sia un incidente rilevante, così la chiama la legge Seveso 3, il decreto legislativo 105 del 2015, nel caso in cui ci sia una catastrofe, un terremoto, un'alluvione, un incidente che riguarda il rischio industriale, rischio industriale che anche lui deve essere ben inserito nel piano della protezione civile, ancora mi sembra di aver capito che non c'è. Quindi il lavoro da fare è molto molto impegnativo per il comune, per tutte le strutture, e stiamo iniziando con molto ritardo. Noi abbiamo scritto a tutti i comuni delle Marche ad ottobre, a novembre, quando ci siamo occupati di questo tema. E anche grazie alle nostre lettere, come ha detto la stessa prefettura che mi ha ringraziato, i comuni si sono messi a lavorare, ad operare. Il comune di Senigallia ha già emanato il proprio piano della protezione civile, il comune di Falconara si è attivato e adesso a ruota faranno la loro parte gli altri comuni. Quindi il lavoro da fare è notevole. Rimboccarci le maniche, perché bisogna dare un'informazione capillare ai cittadini, agli studenti, negli ospedali. Vuol dire, ecco, bisogna dare un'informazione capillare, che è cosa che richiede un impegno di risorse umane e finanziarie notevoli. E noi vigileremo affinché questo avvenga, perché crediamo che anche la vita di un semplice cittadino, di un'unica persona, valga molto di più di tanti obiettivi che la pubblica amministrazione si prefigge annualmente. Quindi se servono risorse, se servono strumenti, questo è un problema dell'amministrazione, nei propri obiettivi annuali, anche di bilancio, inserire queste disponibilità finanziarie ed umane. Noi vigileremo, faremo il possibile in un'ottica di collaborazione, ma anche di stimolo e, se serve, anche altre iniziative per monitorare che queste norme vengano osservate. C'è un DPCM del 2007 del governo Prodi che ha dato indicazione, linee guida a tutti i sindaci d'Italia di come operare per informare la popolazione sui rischi industriali, e questo riguarda anche la raffineria API. Quindi questo DPCM, linee guida, è molto molto fatto bene, ben articolato, prevede delle istruzioni addirittura in tutte le lingue in relazione alla popolazione. A Falconara abbiamo diverse etnie, diverse lingue, quindi è un lavoro molto particolare.
per il quale poi, come ho detto alla sindaca, come diciamo agli altri sindaci, ci sono delle gravi responsabilità anche per il sindaco, perché il sindaco è lui che deve garantire l'incolumità dei cittadini. La protezione civile è una competenza del sindaco da anni. E quindi se capita poi una tragedia, come è capitata a Corinaldo, come è capitata a Senigallia, poi è il primo che ne risponde, se non ha ottemperato a tutte le norme statali e regionali vigenti, è il sindaco, è il suo staff. Quindi ecco, c'è anche un interesse personale del sindaco di ottemperare a queste norme. Ecco, quello che ci meraviglia è che siamo venuti, come vedete c'è scritto, la cittadinanza, gli enti e le associazioni di categoria sono invitati a partecipare, non ad ascoltare. Quindi qui questa partecipazione, com'è possibile una partecipazione senza poter dire una parola, senza poter esprimere la propria opinione in modo rispettoso, in modo collaborativo? Quindi io la prossima volta dovrebbero scrivere invito ad ascoltare quello che dicono le autorità presenti, non invito a partecipare. Ecco questo. Poi io credo che tutti i comuni dovrebbero dotarci di strumenti più comunicativi con la popolazione. Questa materia, il cuore, come è stato detto, è il coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. Allora questo consiglio comunale, quassù in questa zona anche scomoda, è ora che anche il nostro comune si doti di strumenti efficaci, informatici, come la diretta streaming, come avvicinarci al cittadino, fare queste sedute giù in città, al centro Pergoli, in luoghi più vicini alla cittadinanza. Perché oggi, per esempio, nonostante i manifesti, ci saranno stati 10-15 cittadini, ma molti dei quali li ho avvertiti io, venite, che è importante essere partecipi. C'è una mancanza della partecipazione della popolazione. Questo è uno dei primi problemi da superare, da vedere come si può fare. La diretta streaming è uno dei tanti strumenti, fare le sedute del Consiglio Comunale, ma anche delle commissioni, giù a Falconara, vicino ai cittadini. Perché quassù è scomodo, siamo a Falconara Alta, se uno non ha la macchina non ci arriva qui. Ecco, quindi questo è quello che avrei voluto dire, perché le normative ci sono, esistono da anni e bisogna studiarsele e applicarle, metterle in atto, per evitare morti, stragi di persone innocenti. Poi dopo la prevenzione è il cuore, poi dopo quando ci sono stragi, come abbiamo visto, ripeto, a Corinaldo, a Senigallia, a Genova, poi tutti vanno là con le strisce tricolori a fare le loro esequie, ai deceduti, ai familiari. Bisogna fare l'inverso, prevenire, informativa alla popolazione. Le norme esistono, bisogna applicarle. Grazie a voi tutti, grazie. Grazie dottor Amici, e ci diamo appuntamento ai prossimi incontri che si faranno qui a Falconara. Vediamo se nei prossimi appuntamenti il cittadino o le associazioni avranno diritto di parola. Speriamo. Grazie. Salve.